Concorso ippico reale di Windsor, una spettatrice nuova tra la regina Elisabetta e il duca di Edimburgo. Ogni ostacolo la fa fremere, malgrado la coperta con cui il padre cerca di occuparla e distrarla. Tra i puledri in gara c'è William, il cavallino di proprietà della principessa Anna, la quale non perde occasione di festeggiarne le più o meno brillanti prodezze. Al termine della gara, la regina premia puledri e cavalieri. A dire il vero, William è arrivato quinto, ma la principessina ne è pienamente orgogliosa. Dopotutto è lodato da una regina, applaudito dagli intenditori. La piccola Anna lascia il cuore sul campo quando è ora di andare via. Meno in vista c'era anche il principino Charles. Piazza del Duomo, partenza classica dei Giri d'Italia. Stavolta il girino che si lancerà per 4.800 km è uno solo e va sui pattini. Un giro scatta, alza uno stormo di piccioni, aerei battistrada. Il 27enne Pedretti è il campione italiano a rotelle. Tenta una fuga contro il gamba de legno, entrambi in magenta. A rifornirlo provvede l'auto inviata da un giornale. Vivio, Cassia, Flaminia, siamo a Roma, ma non ci resteremo. La prova serve al Pedretti per allenarsi al Giro di Francia. Gli altri lo faranno a ruote, lui a rotelle. Traguardo romano, via Veneto, dove una ammiratrice gli improvvisa un premio di tappa. Berri, Cucito, Fornelli sono le principali prove a cui si cimentano 49 giovani madri in gara per il titolo di Miss America. La sfilata in pedana presenta un susseguirsi di ancor fresche bellezze addolcite in sagome materne. L'eletta saluta così la vittoria. Ha dovuto spazzare, rammendare, fare da pranzo per passare dal fornello alla corona. Premio $15.000, tanta manna per i suoi 5 bambini. Parte l'inglese Dan McGill su Jaguar 3005, è il favorito della corsa. Anche Bornigia su Ferrari 3000 è molto quotato per il successo finale. Visto dall'aereo, questo superamento in corsa è ancora più emozionante. In testa sino a 28 km da Sassari, Taramato su Ferrari 2000 sarà costretto al ritiro per la rottura dello sterzo. Il comando è preso da Starrabia su Maserati 2000 e sua sarà la vittoria davanti alla Ferrari di Bornigia, che vediamo sfrecciare incalzato dalla Jaguar di Margheos, che si classificherà a terza. Ecco Starrabia verso la vittoria, che raggiungerà la media di chilometri 143 e 395. A lui Palermitano Isolano, il trofeo dell'altra isola.